io, essendo un uomo del Novecento, interamente del Novecento, non partecipo a questo, e non lo capisco nemmeno, questa enorme giostra, no, dei social network, ma anche della rete in definitiva. C'è una specie di accelerazione costante, continua, che mi fa pensare che noi abbiamo bisogno, un grandissimo, credo, bisogno, invece di filosofia. Il Novecento è stato il secolo breve proprio per la sua straordinaria accelerazione. Maria Pierantoni Giua, in arte Giua, quindi hai sfruttato il tuo cognome, deciso una parte. Sì, fatto una sintesi. Cantautrice di lungo corso, con molte contaminazioni da parte di altri artisti, altri cantautori, non ultimo Gianmaria Testa. Che cosa possiamo dire di lui, visto che stasera se ne parla? Beh, tanto Gianmaria è sicuramente una persona che fa parte della mia vita, al di là del fatto che fosse un cantautore. E poi ti posso raccontare la prima volta che l'ho conosciuto come autore. Io lavoravo in un negozio di dischi e mi ricordo stavo mettendo a posto dei dischi che erano arrivati e mi capitò tra le mani Mongolfiere. E dissi: ma chi è questo qua? Chi è? Allora avevo chiesto ai miei datori di lavoro se potevo mettere su questo disco e sono rimasta incantata. E qual è la canzone, diciamo i brani che particolarmente hanno stimolato la tua creatività e il tuo modo di fare musica? Beh, c'è una canzone a cui io sono molto affezionata, che è Dentro la tasca di un qualunque mattino, perché è come se fosse un gioiello, una piccola perla, molto delicata, molto semplice ma elegantissima. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone profumo, col fazzoletto ti nasconderei. E poi ti direi Seminatori di grano, che è una canzone invece con altre sfumature, con anche un messaggio più politico, più attento al sociale, e un po' come De André, no? Aveva queste due cifre che sono quelle che in qualche modo sento mi appartengano. Dei seminatori di grano mi hanno lasciato quello che non c'era, alla discarica e alla ferrovia. Ecco, forse De André è anche un altro cantautore che ha contato molto nella tua formazione. Beh, tantissimo, anche da Ligure lo dico, ma... Sei di Rapallo, no? Di Rapallo, vivo a Genova da tantissimi anni e sicuramente le canzoni di Fabrizio, come quelle di Vano Fossati, della cosiddetta scuola genovese, hanno insomma influito sulla mia scrittura, come anche la musica sudamericana, in quanto mio padre arriva dal Venezuela e quindi ho messo insieme tante cose. Sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda e prende il mare e prende il largo e torna al largo. Ecco, quindi cantautrice genovese, cantautrice ligure, molto vicina però anche al teatro, con esperienza anche con personaggi di spicco come Neri Marcorè, Carla Signoris, il teatro della Tosse di Genova, insomma ci puoi raccontare qualcosa di questo? Beh, il teatro è l'altro grandissimo amore della mia vita, perché è la possibilità di essere anche interprete in scena, non necessariamente come cantautrice, magari anche come autrice, ma soprattutto come interprete. E adesso tra l'altro ho scritto le musiche di questo nuovo spettacolo Maria Stuarda per la regia di Davide Livermore, per cui sono in scena da gennaio in tournée, e poi rifarò La buona novella di Fabrizio con Neri Marcorè, e sono due grandissime possibilità anche di sondare l'animo umano e le sue sfaccettature. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire, e il vento forte di levante la sventolerà che si potrà vedere. Dare delle definizioni del cantautore sempre rischioso è un po' difficile, però mi pare di capire che tu sia una cantante molto intimista, molto introspettiva, e a dominare forse nelle tue canzoni il tema dell'amore?
Sì, forse sì, è vero. Il tema dell'amore nella sua accezione più ampia, cioè dell'amore, del rapporto con gli altri. Dal senso mi viene da dire che è un po' quello che ti nutre, no? Cioè, come dire, tu non sai che cosa hai mangiato, ma sai se ti ha fatto bene o se ti ha fatto male. E quindi nella vita le persone, gli incontri, l'umanità, sai se ti tocca davvero nel cuore, quindi anche tu fai qualcosa di buono oppure no. Bene, grazie, allora buona serata. Grazie a voi, ciao.